A quel punto, improvvisamente, fummo distratti da alte grida. Un prigioniero catturato dai nostri guerrieri camminava legato. Era un greco, e in tanti fra i nostri concittadini lo ingiuriavano, mentre tutti noi ci stringevamo attorno a lui incuriositi. L'uomo gridava disperato, chiedendosi cosa ne sarebbe stato di lui, dato che i greci lo avevano scacciato e i troiani avrebbero voluto senz'altro il suo sangue nemico per vendicarsi. Udendo tali gemiti, ne fummo impietositi. Volevamo conoscere i motivi per cui era stato messo al bando dal suo stesso popolo. Ci disse di essere un greco di Argo, si chiamava Sinone, e ci raccontò una complicata storia secondo la quale, per colpa degli inganni dell'astuto Ulisse, era caduto ingiustamente in disgrazia. Ci invitò ad ucciderlo senza remore nel caso in cui ciò che ci avrebbe raccontato non ci avesse convinto della sua buona fede. Noi eravamo molto curiosi e lo spingemmo a raccontare ogni cosa. Ci rivelò, il perfido mentitore, che tante volte i greci avevano desiderato abbandonare l'assedio, ma sempre, nel momento in cui si decidevano, una bonaccia, un vento maligno o una tempesta ne impedivano la partenza. Così, per meglio comprenderne la ragione, venne interpellato l'oracolo di Apollo. Il responso fu che, per propiziarsi gli dèi, era indispensabile offrire un sacrificio umano e immolare un abitante di Argo. Così Ulisse, conoscendo la sua origine, la rivelò all'indovino Calcante affinché lo sacrificasse. Continuò raccontandoci che, dopo aver preparato il rito per il sacrificio, i greci non riuscirono a immolarlo agli dèi perché lui riuscì a liberarsi e a fuggire. Loro però, nonostante tutto, levarono le vele e salparono, allontanandosi dalla spiaggia davanti alla città di Troia, e lo lasciarono lì da solo. Sinone ci disse che non poteva crederci. Non avrebbe mai più rivisto la Grecia, Argo, la sua patria, e implorava supplice la misericordia dei troiani. Sinone era solo un astuto e subdolo commediante, ma noi, pieni di pietà per la sua sorte, gli credemmo. Conoscevamo infatti Ulisse e i suoi inganni, le sue perfide astuzie, e il nostro re Priamo, pieno di compassione, lo accolse e lo rincuorò, affermando che da quel momento poteva considerarsi anche lui uno di noi. Gli chiese inoltre di rispondere con sincerità e di rivelare il significato dell'enorme cavallo di legno che i greci avevano lasciato sulla spiaggia. Mentendo, il bugiardo greco narrò allora che Diomede e Ulisse avevano profanato il tempio di Minerva e trafugato la sua statua, che però, prendendo miracolosamente vita, aveva minacciato tutti i greci per il sacrilego misfatto. Sinone ci raccontò che Calcante aveva profetizzato che bisognava abbandonare la guerra, partire e implorare il perdono degli dèi, e che quel cavallo era una sorta di riparazione. Lo stesso indovino aveva stabilito che doveva essere più alto delle mura di Troia, per non poter passare attraverso le porte della città, perché, se noi lo avessimo portato all'interno delle mura, Troia sarebbe tornata ad avere la protezione della dea Minerva, e i nostri discendenti avrebbero in futuro conquistato la Grecia. Però, se i troiani avessero deciso di distruggere il dono di riparazione che i greci avevano innalzato per Minerva, o avessero osato violarlo, terribili disgrazie si sarebbero abbattute su tutta la nostra città. Ah, regina! Dopo aver resistito per 10 anni a formidabili assalti, fummo vinti dalle false lacrime di un greco spergiuro.